storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Gli elfi combattono ancora? Sì, alla faccia del miglioramento. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. No. Le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Il deserto vivente. Era pieno di vita una volta. E musica. Il canto delle sabbie si chiamava. Ma ora è solo un'altra vittima della guerra. Fermo. Sento qualcosa là fuori. È grosso. E soffre. Che cosa senti? Sembra una specie di animale. Come fa a vivere in una tempesta come questa? Ci sono molte grotte sotto al deserto. Non sono molto comode, ma gli elfi scuri fanno del loro meglio. Eccolo, il Tempio della Luce. L'altare di Groa è in cima. Tutto a posto? Sì, amico. Appena finiamo con queste casse, arriviamo. Mio padre le adora. Ah, molto bene. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No. Il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il fratello di Freya? Sì. Lui però è di una stoffa diversa. C'è una barricata.
Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendida, vero? A volte la luce di Alfheim si lega a una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Oh, non sapevo che potesse farlo. Occhio a quello che esplode! Quanto puzzano! Mimir, li capisci questi poemi? Oh, c'è sempre un significato se guardi bene, fratello. Dipende da quello che ci metti tu. Il fratello di Freyr, com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò? Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, vi prego. Non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Abbiamo liberato noi la luce. Questo è un bel casino. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò? Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, vi prego. Non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Wow, era una bomba. Abbiamo liberato noi la luce. Schiaffa. Oh!
Perché ci attaccate? Vi abbiamo aiutati! Atreus, concentrati! Io odio il fire! A destra, fratello! Schiaffa! Una di quelle bombe di luce, occhio! Mi hanno attaccati loro! Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Vanheim. Che cos'è? Un ciondolo per scacciare gli incubi. Quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. È così alto. L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto tempo. Come entriamo? Prendi quella ruota e te lo mostro. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio. Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere! Bravo, Atreus. Entriamo? Cosa ci fa la statua di un elfo scuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra. Prima che scoprissero il potere della luce. Sì, la pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile. Schiaffa. Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa.
Wow, è la luce. Ai. Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter. Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del pozzo di luce è il lago delle anime? Sì. Dopo la creazione dei nove regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo. Così nacquero gli elfi chiari. Ben fatto. Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. A proposito di elfi chiari, lascia che gli parli di nuovo. Potrebbero... Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. No! Bomba di luce, occhio! Schiaffa! Dietro, occhio! A proposito di elfi chiari, lascia che gli parli di nuovo. Meglio lasciargli fare quello che stanno facendo. Bomba di luce, occhio! Dietro, fratello! Schiaffa! Nemico a sinistra! Povere anime. Strano. Hanno attraversato i ponti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Seguitemi, amici. Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua, l'altare ci attende. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'Arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni, sembra. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande.
stare di qua, Kratos. Sì, lo sa, siamo solo scrupolosi. Capisco perfettamente. Nulla di interessante per di qua? Sentita, fratello!
Ne valeva la pena. Continuiamo. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del Tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Altra pietra crepuscolare. Ti stai facendo una bella raccolta di poesie, fratello. Perché quello stupore? Il mio popolo è famoso per la sua cultura. Non è stupore, è rispetto. Devo trovare un'angolazione migliore. Altri elfi chiari. Me ne occupo io. Forse non è una buona idea. Ehi là, amici, salve! Non vogliamo farvi del male. Tyr! Indietro! Padre, occhio alla sera! Forza, Kratos! Rialzati!